Anche oggi duelli pazzi mi aspettano. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Arco di 5Ds. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il team Nordic, cavandocela anche piuttosto egregiamente. Ed oggi altri tre duelli che credo segneranno la fine dell'arco del torneo, però c'è l'inizio della fine. E non ho ancora fatto alcun duello invertito qui su 5Ds, quindi se voglio completare al 100% la campagna devo mettermi d'impegno. Ma prima, se pensiamo a finire l'arco è meglio. E siamo arrivati alla finale. La finale del Grand Prix di corsa mondiale FUF tra il team 5Ds e il team Nuovo Mondo. Ma New World, proprio all'inglese diciamola, no? Qua siamo poliglotti. Il primo turno fu Jack contro Lester. Il match finale stava per iniziare, ma all'inizio discorsi infiniti, mo che c'è il torneo, tre linee di dialogo, lottate, boom. Ma io sono contento, per carità, mi va benissimo che non parliamo, che ci buttiamo subito nella mischia, però prima mi abbindoli con questi discorsi infiniti e poi lotta e zitto, come se fossi un esperto di chissà cosa. Però ragazzi, io ste carte. Oddio, diapason catena e diapason oscuro. Più oscuro, oddio, catena non è male, ma oscuro è perché è l'oscurità, capito? Quindi mi piace. Guerriero razzo! Sì, però. Posso? Grazie, grazie. Allora, è un po' particolare. Però abbiamo onda esplosiva sincro. Evoco guerriero razzo perché è interessante l'effetto. E evoco anche l'ingannatore. Scartiamo diapason catena. Scusami, che ci faccio? Perché adesso, a parte che gli distruggo il mostro, perché ha un effetto terribile. Prima cosa, ha un effetto terribile, assolutamente da mandare via. Io non vengo distrutto, non subisco danno, perde 500 di attacco. Io attacco e viene distrutta. Possiamo terminare il turno mettendo guardia mirata? Non l'attivo però. Tanto solo durante la battle phase, quindi sto tranquillo. E non attacca neanche, a posto. Ma diapason orologio, evochiamolo assolutamente. È un tuner. Ok. 5 più 3, 8. Eh sì, Arcidemone Drago Rosso. Mi conviene? Sì, mi conviene. Dato che devo attaccare con tutti, preferisco distruggergli il mostro in difesa che non si sa mai comunque chi cavolo è. A parte che viene distrutto automaticamente. Quindi, buona così. Tanto se mi attacca sto coperto. Però, a parte che il fatto che debba attaccare con guerriero razzo e non ricevo danno da combattimento e non viene distrutto. E porca boia. E porca boia sì. Mo ti frego io però. Guarda un po', guardia mirata. Oh. Qui. E dai, e su, che palle. Toh, ti sacrifico questa. Guarda un po'. Ma tu ti pensi che io sono scemo? Questo si pensa che io sono scemo. Se non pescavo la carta giusta ero scemo, sì. No, comunque, anche a costo di tirarmela, non va male. Non va male affatto. Guerriero razzo non me l'aspettavo nel deck di Jack. Ed è una bellissima rivelazione. Ecco, ha pescato la carta che ha messo coperta, quindi è finita. Ma evoco diapason oscuro. Se poi mi dist... Ah, però potrei... Un'invocazione un'altra volta il drago? No, non mi conviene. Posto, ma facilissimo. A meno che mo non pesca buco nero, poi lì evoca con richiamo del posseduto, fa cose strane. Adesso lo faccio. Lo faccio per un motivo ben preciso. Perché in questa maniera, attaccando, gli distruggo automaticamente il mostro in difesa. La carta trappola lì, l'ha messa prima, non l'ha mai attivata. Quindi, sto tranquillo. A posto, è fatta. Molto facile. 12 turni, ma ok. Jack fu in grado di battere Lester. Adesso tocca al prossimo membro del team Nuovo Mondo. Primo. Ma sia primo perché combatte per secondo? Che è una presa per il culo questa. L'alba delle macchine.
Oh no, oh no, no. Spero che tu sia pronto a fare la stessa fine di fatto, Lester. Non ha senso sta frase. Hai una grande bocca per essere un piccolo verme. Che succede? Te la chiuderò una volta per tutte. La gag, la mia, però prima era tradotta male proprio. Farei la stessa fine di fatto, Lester. Che significa? Farei la stessa fine di fatto, Lester. Che ha fatto, forse, voleva dire. Perché in inglese, that Lester did. Ecco, hai capito di qual è la fregatura? Evoca, ti prego, bravo. Ti prego, evoca un mostro. Voglio che... Non così, però. Oh, ecco, sì, così va bene. Evochiamo specialmente l'ingannatore scartando questa. Mettiamo dispositivo coperta. E... ah, potevo evocare Cyber Drago, veramente. Però, sapete che c'è? Evochiamo il drago. Maci. Magari però c'è quella carta che se lo fa equipaggiare diventa un attacco impossibile dopo. Come facciamo? A parte che ha comunque la carta coperta lì. No, dai! Ma dai! Ma tipo... Va bene, finito, finito così, va bene, va bene. Attacca, attacca! No, no, mi faccio attaccare stavolta. Oh, aggiungiamo un mostro di Apason dal deck alla nostra mano. Mettiamo questa. Evochiamo specialmente Cyber Drago, ecco perché l'ho fatto attaccare. Ora attiviamo dispositivo di salvataggio obbligatorio e via in mano. Evochiamo anche l'orologione e facciamo un bel attacco. Perfetto, finita così. Boh, è un po' strano scambio creature. Perché la... Solo per distruggere il suo mostro? Ma... È un po' strano, sinceramente, molto strano. Però i danni glieli abbiamo fatti. No, che... Ah, per pescare una carta? Sperando che fosse un mostro. Genio assoluto. Ma è un genio del male. No, comunque finisce il duello ora. E eccolo qua. Ma anche questa è fatta. Ma ok. Jack sconfisse primo, ma il team Nuovo Mondo era pronto a rivelare il suo vero potere. Ah, ora c'è quello che doppia Pietrubaldi, giusto? Vittoria o maledizione? Anche se Jack sconfisse due membri del team Nuovo Mondo, fu sconfitto velocemente dal loro terzo membro, Jacob. Il destino del team 5Ds era ancora una volta nelle mani di Yusei. Jacob rivelò le sue vere intenzioni e mostrò un assaggio del futuro al team 5Ds. Ma Crono lotta? Eccoci i dialoghi! Non hai idea dei poteri che dovrai fronteggiare, vero? Beh, te li mostrerò! Dove siamo? Stiamo sognando? Questo non è un sogno. Questo è il futuro! Il futuro del posto che tu chiami Nuova Domino! Tutto il mondo è distrutto? Com'è possibile che questo sia il nostro futuro? È una reazione a catena, sciocco! Una reazione iniziata con i tuoi preziosi mostri sincro. Ti mostrerò come i Synchro hanno occupato il mondo e hanno distrutto il genere umano. Quando i duelli si evolsero, il mondo si evolse con loro. La grande popolarità dei mostri Synchro venne anche una grande prosperità. La gente di Nuova Domino si divertì così tanto con le evocazioni Synchro che l'attività generò enormi quantità di NRD. Ma c'era un caro prezzo da pagare. E indovina chi ha pagato? Noi. Ma perché voi? Chi siete voi? Le persone crearono così tanta NRD che il reattore NRD non riuscì a gestire tale enormi quantità di energia. Il reattore perse il controllo creando un'altra catastrofe, inversione zero. L'inversione zero innescò una reazione a catena. I reattori in tutto il mondo furono compromessi creando una catastrofe mondiale. Tu menti. Mi rifiuto di credere che l'inversione zero accadrà di nuovo. Puoi rifiutare quanto vuoi, ma è la verità. Lo so perché ero lì, Yusei. Lo so perché io vengo dal futuro! Va bene. Hai dipinto un quadro terribile e hai incolpato qualcosa in cui io ho messo la mia più profonda fede, l'evocazione sincro. Ma quindi c'è una chiesa dove si pregano i mostri sincro? Bellissimo. Allora la tua fede non ha valore. Oh. E io te lo dimostrerò! È chiaro che non capisci come funziona il destino. Non solo è certo, ma le vostre azioni hanno contribuito a crearlo.
ora sarò costretto a prendere delle misure drastiche. Noi tre ci uniremo e fanno il cyber drago finale. Chi sei? Sono Aporia. Farò sparire dalla mappa Nuova Domino. Sei impazzito? Milioni di persone vivono qui. Quando vincerò questo duello, la città sarà distrutta e il mio futuro rinascerà. Anche se sembra un po' Yugi quando si fonde con il faraone. Quindi preparati, Yusei, perché tutto finirà ora. Improvvisamente, una struttura enorme conosciuta come il Tempio Divino apparve nel cielo. Lentamente cominciò a discendere verso Nuova Domino. Se il Tempio Divino si schiantasse al suolo, distruggerebbe completamente il Nuova Domino. Ma tipo distruggere i mostri sincro o non giocarli più? No, no, è una soluzione. Forse? Vediamo un po' che c'ha sto tizio. Io che ho? Oh, buco nero, mi piace. Sì. Abbiamo drago da richiamo, va bene, che potrebbe tornare utile nel caso io abbia un mostro sincro, tipo drago al cimitero. Rinforzi dell'esercito, un mostro guerriero di livello 4 o inferiore. Non è che ne abbia tanti alla fine, Sintonizzare. Sempre guerriero rottame. Oh, oddio, trapano sincro. Ma sempre di livello 3. Scartami un mostro di livello 2 o inferiore. 2. No, forza riflessa. Ma che schifo. Boh, metto pulcino sonico coperto. Voglio vedere che se evoca un altro mostro Mechlord. Se si aumenta l'attacco a vicenda non può distruggermelo. Bravissimo. Non può distruggermelo ora. Non con questa. E vabbè, allora. Beh, sì. Sì. E che cosa? Proviamoci. Ah, ha funzionato. Attacchiamo. Ah, è andata bene. Non ha carte in mano. Se non pesca un mostro è fatta. Posso evocare dopo. Ok. Calma però. Molta calma. Evochiamo specialmente questa. Va bene. Potrei già fonderle. Ma evoco il draghetto da richiamo. No. Ma tributo torrenziale. Oh, santo cielo, a paura dei miei stivali. È un'altra carta coperta, ma che pozzi, non... Avanti, revochiamo il rottame. Solo di nome, non di fatto. Draghetto, vai. Qui. Ok. E stavolta possiamo farlo, guerriero rottame, vero? 1 e 2. Dai, stavolta ce la facciamo, dai. E attacchiamo. Oh yeah. Oh, grande. Dato che non è rapida, finiamo qui il turno. No, volevo mettere coperta onda esplosiva, ma non è rapida, quindi va bene anche così. Signori, signori. Attenzione. 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 Ehi, si evoca un altro guerriero rottame? Eh? Lo facciamo? Lo facciamo? Tanto prima non ha fatto nulla. Toh. 1 e 2. 4.600 totali. È finita. Tutti a casa e arrivederci. Non male. Non male davvero. Ha fallito. Nuova Domino e la sua gente sono al sicuro. Cosa? Cioè, ah, qui perché ci sono io. Quindi se sono più forte di te, perché ho culo a pescare le carte, vuol dire che posso difendere la gente. Complimenti. Tutti noi ce l'abbiamo fatta. Esatto. Allora, prossimo duello, ragazzi. Il prossimo video terminerà l'arco di 5Ds, ma non Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Il gioco continua. Ci saranno ancora un bel po' di episodi. Questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!